Allora, quando vedo la gente che si allena il pulley, uno degli errori che vedo più spesso fare è nel range di movimento. Sicuramente ognuno fa quel range perché gli è stato detto che deve farlo così. Ora, qual è il range di movimento da fare nel pulley? Siccome alleno la schiena, ok, alleno un po' tutti i muscoli della schiena, io per allenare i muscoli della schiena li devo allungare e contrarre. Se li allungo, devo fare un lavoro di questo tipo, quindi devo allungare le braccia in avanti per allungare il dorsale e anche aprire un po', diciamo, il trapezio, la parte centrale, insomma. E poi quando tiro devo aprire il petto, portare indietro le spalle e avvicinare le scapole per fare questo movimento, no? Per fare appunto contrarre i muscoli della schiena. Questo è quello che deve succedere, ok? Poi mi muovo avanti e indietro con il busto? Benissimo, non c'è un problema. Se vi hanno detto che ci sono le forze di taglio che vi rovineranno le vertebre, signori miei, io vorrei vedere quante persone sono andate a finire all'ospedale per aver sbagliato un pulley, ok? E ovviamente escludiamo quelli che hanno già patologie, che hanno avuto patologie. Quelle persone devono per forza stare attenti a un certo range di movimento, ma non ci sarà mai un problema se anche non mi sono accorto che la vertebra lombare L3, L4 o S2, S3 si sono un po' spostate una dall'altra, okay? Soprattutto con i carichi del pulley, capisco fosse una roba da 300 kg. Comunque, tornando a noi, quello che deve succedere è mi siedo sul sedile con il culo piantato all'indietro. Quindi mi viene naturale tenere la curva fisiologica del lombare. Gambe semipiegate, prendo il triangolo, la maniglia, e lo tiro all'ombelico. Quando lo tiro all'ombelico apro completamente il petto più che posso, porto le spalle indietro più che posso e cerco di chiudermi, di diventare stretto. Quando torno indietro faccio il contrario, allungo le braccia. Da qui allungo le braccia, non è finita qua, ho anche tutto questo pezzo, cioè questo angolo che apre mi aiuta a tirare un po' il dorsale. Ovviamente qua vado a fine corsa, avrei potuto andare fino a là se la macchina me l'avesse permesso. Quindi questo è il movimento. Cosa devo pensare io quando faccio il lavoro? Che sto allungando il muscolo e contraendo il muscolo, questo è quanto. Mi sposto un po' avanti e indietro, ok. Fuori l'aria quando tiro di qua e ricarico l'aria tornando. Una variante per quelli un po' più avanzati o chi insomma vuole fare un'esperienza un po' diversa è se avete a disposizione una barra larga, cioè cosa vuol dire se avete a disposizione? Che la palestra in teoria dovrebbe avere comperato questo come accessorio in più per il pulley, in maniera che questo è lì, è del pulley. Se lo voglio lo uso, se no è lì. Non è che lo vado a rubare alla lat machine, perché questo non è corretto nei confronti degli altri utenti della palestra. Perché se quello che viene a fare la lat machine si trova la macchina senza barra, perché sono io qua che voglio fare il pull largo, non è proprio il massimo dell'etica comportamentale del bravo utente di palestra. Qui faccio la presa larga. Con la presa larga c'è una maggiore enfasi sui deltoidi posteriori. Diciamo che è una figata perché moltissime persone il deltoide posteriore non lo allenano. Quindi vedi la persona da davanti che ha una bella spalla di lato e poi qua sembra che gli siano passati con un'accetta e non c'è più e vanno via dritti. Lavorando al pulley con la presa larga c'è un bel coinvolgimento del deltoide posteriore. Basta, ci vediamo al prossimo video dove vi parlerò di. Ve lo dico al prossimo video.